Lavori di manutenzione stradale, come al solito non abbiamo avvisato la popolazione, non abbiamo avvisato neanche i consiglieri, ma vabbè, quello per carità. Così giustamente le persone non sanno quante ore durerà il lavoro, quindi non sanno organizzarsi, non sanno, cioè sarebbe bastato mettere un normalissimo foglio, dalle ore tot alle ore tot ci sono i lavori, così la gente si organizzava. E invece niente, vabbè. E comunque, sono i lavori. Noi controlliamo, vediamo come li fanno. Com'è qua la situazione? Tra E qua adesso dobbiamo sprofondamenti. fare una soletta con il suo coperchio, col telaio. Poi Col telaio che c'è. Allora, praticamente qui saranno vecchi quelli, non troviamo più quella misura. Sono 5 centimetri più stretti quelli di adesso. Quindi sfruttiamo il telaio come base, la facciamo diventare tipo una soletta e su quello mettiamo il nostro. Ok, così si crea spessore No, praticamente, si no? crea la larghezza perché Ah, ci ok. manca, se no altrimenti con questo Larghezza. appoggi 2,5, passa un camion e butta giù. Con questo, anche se sono vecchi, ci fa da basamento e ci restringe la piattaforma in modo che possiamo andare con il nostro che è 5 più piccolo. Ok. Purtroppo non si trovano più. No, immagino sarà 30 anni, no? Forse anche di Perché più. qui manca la soletta. Anche sì, adesso noi montiamo le solette adesso, invece queste sono pozzetti fatti su sovrapposto. Quindi la misura creata così, come si faceva una volta, 30 anni fa. Questa non è un pozzetto, questa è una gettata che hanno fatto. Sì, qua sembra che siano intervenuti dopo un bombardamento praticamente Una per cosa del genere, fare in esatto. fretta e furia. Quindi non potremmo mai trovare un pozzetto così largo. Certo. Io responsabilità ho detto non me ne prendo di appoggiare 2,5, 2,5, passa un camion, non No, per oggi, non carità, per domani. carità. Cioè, questa è la via principale e qui, Esatto, ora che invece interveniamo di nuovo, ne con passeranno. questo sarà pur vecchio, però come basamento va bene, Certo. anche se lo stiamo cementando, cioè gettando, Così lo quindi mettiamo in sicurezza, sì. esatto, e ci Perfetto. può passare anche un treno. Ottimo.